Ciao amici, l'altra volta ci siamo lasciati qua in questa stanza di Sebastian dove può fare i suoi salvataggi, aggiustare il suo magazzino, le armi, mettersi a posto. E non siamo ancora usciti, quindi da qui dovremmo iniziare a trovare qualcosa, insomma, le dinamiche del gioco per valutarlo. Ci risiamo di nuovo, attraverso lo specchio. Lili. Che c'è, Lili? La mia bambola si è rotta. Tranquilla. La mamma può sistemarla. Può sistemare tutto. Sebastian, cosa c'è? Stai bene? Ho una famiglia meravigliosa. Una moglie incredibile, bella, intelligente. Come potrei non stare bene? Vieni qui, Myra. Lavori troppo, Sebastian. Tu stai delirando. Sei sicuro di non esserti preso qualcosa? È il posto giusto. Scusate se non sono stato reattivo, ma il gatto qua mi... Ma cosa? Non penso ci sia niente qua, adesso non sto a ispezionare. Il mio istinto di gamer mi dice che là era proprio un quadro con una porta, la 102. Questa è un quadro, uno specchio. Forse mi trovo da tutt'altra parte. Ancora un po' memorizzare la sensibilità dei movimenti. Ma finalmente una porta apribile. Ricordate ragazzi di seguirci sul sito planetnoobtv.com e sulla pagina Facebook. Dei membri della squadra. Baker. È il caposquadra questo? Voglio vedere che cos'è che l'ha colpito al momento dell'impatto. Deve averlo preso in testa. Alla nuca. No.
Mi è sembrato più da davanti. Beh, non penso che sia questo che ci... Però indaga. Vorrà farci vedere qualcosa. Qui non si muove assolutamente niente. La visuale è fissa. Il colpo è arrivato da davanti. Per forza, perché se il corpo va indietro, non può essere che altrimenti. Non vedo niente di... Sabbia. Chiunque sia stato deve essersi divertito. C'è il mio gatto sotto che non fa ridere il gioco in questo momento. Qualcuno ha cercato di bloccare il passaggio. Il mio gatto vuole le coccole nel momento sbagliato. Solo indagare un po' qua, non c'è nulla di interesse. Aia, telefono. Pronto? Merda, quello chi era?
posso entrare. Niente, allora devo salire su per le scale. Vediamo se c'è qualcosa qua. No, devo salire ancora. Scienza superiore, presentati al centro ma più vicino con questa lettera per passare dal rango candidato a quello di discepolo Mu. Questa lettera ti dà diritto a partecipare alla prossima cerimonia di purificazione, scritta a mano sul retro della busta. Rotola tutta frutta. Avrei dovuto però scoprirlo io. Non c'è più niente qua, penso. Vorrei una pistola comunque. Io in questi casi voglio sempre almeno una pistola e diversi proiettili. Tra parentesi, adesso sono incuriosito dall'audio della camera. Se non dovesse sentirsi bene, comunque commentate, dite quali sono le problematiche da aggiustare e sicuramente provvederemo. Primo capitolo sicuramente più immediato, qui non c'era niente. Accendiamo la torcia. Abbiamo la torcia, usiamola. Io non vorrei che fosse a batteria limitata questa torcia, ma non mi segnala niente, non dovrebbe. R1, tieni premuto, attiva copertura quando l'icona è... Oh mio Dio, questo non si può prendere alle spalle, si è capito.
R1, tieni premuto, attiva copertura. Ok. Stiamo qua dietro. Beh, quello chi cazzo era? Stessa cosa che mi sono chiesto anch'io. Come il tizio della squadra di ricerca. Macchina fotografica, quel tizio, è meglio che me ne vada via da qua. Tipo un po' strano. Questa qui deve essere il passaggio che ho visto prima. Possibile. Devo trovare un modo di andarmene. Sembrano, momentaneamente sembra vogliono avere un atteggiamento più stealth, più. Prima era sicuramente un po' più splatter. Boh, possono essere gradevoli tutti e due. Salta giù. Nulla di incoraggiante, amici. Essere silenzioso e di guardare un po' tutti gli angoletti. Qua sicuramente non mi voglio una pistola. Devono essere tutti i suoi lavori, è una forma di artista lui.
Qua dice di indagare, non mi sembra ci sia niente da prendere. Ho un po' paura di trovarmi il tizio davanti, però non penso, cioè, se è così letale, il gioco dovrebbe tenermelo lontano per un po'. Se c'è un nemico, diciamo, alla Alien imbattibile. Un ascensore. Ragazzi, io vi saluto perché il video è diventato, siamo già sui 25 minuti. Vi saluto e riprendiamo da qui per la prossima puntata. Ciao ragazzi.